just wanna break the rules. La poesia simbolista francese che si sviluppa alla fine dell'Ottocento è la massima espressione del decadentismo. I suoi promotori sono Paul Verlaine e Arthur Rimbaud, due poeti accomunati non soltanto dalla stessa visione della poesia, ma anche da una burrascosa vicenda sentimentale. Di fatto, essi non fanno altro che approfondire e radicalizzare le innovazioni stilistiche e i temi fondamentali che abbiamo evidenziato nella produzione poetica di Baudelaire. I simbolisti, infatti, rifiutano il primato della scienza e della cultura positivista. Per loro, la ragione non è l'unico strumento d'indagine della realtà. Nella loro produzione poetica, essi esplorano quelle sfere del reale che sfuggono all'occhio dell'uomo comune, ma anche all'occhio avvertito dello scienziato. Per i simbolisti, la realtà non è un dato puramente materiale o positivo, come sostenevano i positivisti. Essa cela un significato nascosto e profondo, simbolico. I simbolisti riprendono e approfondiscono la poetica delle corrispondenze di Baudelaire. Tutta la realtà appare come una foresta di simboli legati tra loro da analogie o corrispondenze segrete che solo il poeta è in grado di decifrare. Ne consegue che per i simbolisti l'arte è l'unica forma possibile di conoscenza. Mentre la scienza si limita a registrare e a descrivere i fenomeni visibili, l'arte permette di andare oltre le apparenze e di porsi in contatto con l'ignoto, con il mistero che permea tutta l'esistenza. La conoscenza non avviene attraverso l'osservazione razionale e oggettiva dei fenomeni, ma attraverso l'intuizione irrazionale. Non a caso si arriva a cogliere il mistero che si cela dietro le apparenze e a decifrare i simboli anche attraverso esperienze forti come sogno, l'allucinazione, l'ebbrezza prodotte dall'alterazione totale dei sensi. Ne deriva una nuova concezione del linguaggio poetico. La poesia non è più l'imitazione della realtà, non è più uno strumento per descrivere il mondo. La parola poetica non descrive, ma suggerisce, allude attraverso le analogie, le metafore e le sinestesie, e anche attraverso la ricerca della musicalità. Rispetto a quella di Baudelaire, la poesia dei simbolisti della fine dell'Ottocento è sì nuova e moderna, ma anche volutamente oscura ed elitaria, rivolta a un pubblico di pochi eletti, in grado di coglierne le profonde risonanze. Sì, lei, giovane, insolente bastardo. Se ne vada o la caccio a pedate. Credo di potermi permettere di sollevare una modesta obiezione contro lo scempio della poesia francese. No, non può. Ora chieda scusa e se ne vada di qua. Non ti avvicinare. Ai tempi di Francesco I, saggi e benevoli giganti correvano le campagne e la loro principale missione era di liberare il mondo dai pedanti, dagli sciocchi e dagli scrittori senza talento, pisciando loro addosso da grandi altezze.